Io vorrei proporre alcuni pensieri a bassa definizione e comincerei da Brecht, un autore che Monio Vadia ama, ha realizzato infatti le storie del signor Koiner, un libro, come dicevo prima, di Brecht che è stato molto anche apprezzato da Edoardo Sanguinetti. Rispetto ai titoli più noti, quando chiacchieravamo insieme, eravamo amici, lui poneva sempre un po' al vertice dell'opera, della produzione di Brecht, Koiner. Punto di partenza del mio intervento è Madre Courage di Brecht. È la storia di Anna Firling, la vivandiera, che con il suo carro di mercanzie si sposta per tutta l'Europa durante la guerra dei Trent'anni nel 600, passando ora dalla parte dei protestanti, ora da parte dei cattolici. Ha tre figli, è convinta che la guerra gli porterà fortuna, e invece non sarà così. Perderà tutti e tre i figli. C'è una scena che mi sembra importante per il nostro discorso. Uno dei suoi figli, Eilif, spavaldo, coraggioso, ha compiuto un'azione ha sequestrato una mandria di buoi per portarli al suo reggimento, per procurare della carne al suo reggimento. Ma sono arrivati i contadini che lo hanno preso e gli hanno strappato la spada e ora lo hanno messo sotto minaccia. Ma lui riesce in qualche modo a fermare tutto perché comincia a contrattare, disposto a vendere. Poi a sua volta afferra la spada e fa fuori tutti i contadini, questi quattro contadini che lo avevano preso. Sta raccontando questa storia, questo episodio al suo comandante e il comandante si compiace. È presente anche sua madre, Madre Courage, Anna Firling, la quale invece gli molla uno schiaffone e lui subito ha una reazione e dice: ma perché? Perché ho rubato i buoi? No, gli dice lei, perché dovevi arrenderti quando quelli ti avevano strappato la spada e si sono buttati addosso a te. Sul coraggio Brecht ha delle idee molto interessanti, perché sempre in Madre Courage la protagonista dice una cosa che vi voglio leggere, perché non la saprei riportare, che merita una certa attenzione. Dice Madre Courage: la povera gente ha bisogno di coraggio, perché è gente perduta. Ce ne vuole di coraggio nella loro situazione solo per alzarsi ogni mattina. Ce ne vuole per arare i campi in tempo di guerra. Già il fatto che mettono al mondo dei figli dimostra che hanno del coraggio, perché di speranze non ne hanno. Uno ha da fare il boia dell'altro, devono scannarsi a vicenda, solo per guardarsi in faccia ne hanno bisogno di coraggio. Sopportano un imperatore e un papa, vuol dire che hanno un coraggio spaventoso, perché gente come quella costa la vita alla povera gente. Sempre in questa pièce, ad un certo punto Madre Courage sente che un cannone spara e le dicono nelle vicinanze che stanno celebrando la morte del maresciallo Tilly, il comandante in capo dei protestanti. E uno dei soldati dice: attenzione, è un momento importante, è un momento storico. Ma lei dice: no, io ho avuto delle difficoltà, mia figlia è stata ferita, per me la storia è un'altra. E qua Brecht è molto bravo a distinguere tra la storia, la grande storia e la piccola storia. E in Brecht si parla quindi della gente normale, della povera gente e della gente normale.
Allora, Maifredi a me aveva proposto in questa manifestazione all'inizio un intervento sul coraggio di essere normali. Ma io ho qualche diffidenza, devo dire la verità, verso il concetto di normalità. Con la normalità ci andrei piano. È un concetto ambiguo. Se si accede, per esempio, si rischia di criminalizzare i diversi. E fra l'altro la gente che fa teatro, come noi, che si occupa di teatro, ha molto a che fare con la diversità. L'attore moderno, quello professionista, nasce proprio, a metà del Cinquecento, in un mondo caratterizzato dalla irregolarità. È una figura che si muove in uno spazio sociale che è contiguo a quello dei ciarlatani, delle piazze, degli imbonitori da fiera, dei mendicanti, dei vagabondi, dei ceretani, che sono è gente originaria di Cerreto che specula sulle disgrazie, sui finti storpi e così via. Ecco, quindi è in questo mondo anche che molto teatro mette le sue radici. Quindi normalità. C'è anche la trasgressione come programma di vita, alle sue insidie, può diventare anche un abito di gala, un abito da indossare in alcune circostanze di moda. Trasgredire per moda però è ridicolo. Io presento una battuta che circolava una volta, lui e lei che si rivolge a lui: caro, non possiamo essere anche noi anticonformisti come tutti? Allora c'è la normalità, che io chiamo responsabile, che non significa estraneità a ogni coinvolgimento, che non è una resa al tran tran e alla routine, è la consapevolezza invece di una non coincidenza spesso fra grande storia e piccola storia, quella a cui alludevamo prima parlando di Brecht. E a questo proposito voglio riferirmi a una storia di ordinario coraggio e mi avvalgo di un romanzo di Joseph Conrad. Conrad ha messo più volte i suoi personaggi in situazioni difficili, in situazioni che richiedono prove di coraggio. Lord Jim, forse in questo senso, è il libro più significativo. Ma io voglio parlare di Tifone, perché in quelle pagine il protagonista è un uomo normale. Si tratta del capitano Mac Weir, che col suo piroscafo si imbatte in un ciclone mentre sta navigando verso la Cina con un carico di coolies, di contadini, che ritornano a casa. Weir, questo comandante, rifiuta di cambiare rotta di fronte all'uragano e va incontro alla furia degli elementi. Dice: un uragano è un uragano e un piroscafo nella pienezza dei suoi mezzi deve affrontarlo. Ce n'è tanto di cattivo tempo in giro per il mondo ed è giusto passarci attraverso. Bene, questo romanzo, che è un romanzo meraviglioso, perché Conrad è davvero un narratore eccezionale, sembra un film, sembra un montaggio, il racconto sembra un montaggio incalzante, i suoni, senti, vedi le luci, le sensazioni, ci sono come degli effetti Dolby. E Conrad è appunto bravissimo nel rappresentare queste scene drammatiche di mare, alberi che sono schiantati, caldaie che sembrano scoppiare, rovesci d'acqua, marinai sempre sull'orlo di essere inghiottiti dai marosi. È uno spavento che sembra travolgerti e dici: mamma mia, sto per cadere anch'io in mare. È una cosa straordinaria. Bene, in mezzo a tutto questo inferno, mentre i cinesi nella stiva si ribellano, alcuni marinai si ammutinano, altri sono paralizzati dal terrore, un piccolo uomo, Mac Weir, con ferrea determinazione governa la nave e fronteggia la collera della natura. Questa sua calma e questa dedizione permettono di non soccombere. Il comandante non è un eroe, è un piccolo uomo
a casa, in famiglia, è una presenza trascurata. La moglie lo sopporta a malapena, è deriso dal suo equipaggio, timido, semplice. Però McWeir, espressione della normalità, rifiuta di cambiare rotta per evitare l'uragano. Supera la sua insignificanza con la fermezza di chi fa quello che deve fare. Va contro le previsioni, che sono sbagliate, e ha ragione, e va contro il senso comune, anche i suoi marinai che dicono scappiamo, scappa, e sarebbe stato la fine. Ha coraggio, ma a vincere non è una qualunquistica normalità, è una normalità responsabile. Bene, io ora richiamo invece un altro tipo di normalità che ho incontrato leggendo un libro di cui si parla molto, che è Il desiderio di essere come tutti di Francesco Piccoli, che ha avuto il premio Strega nel 2014. È un romanzo di formazione in cui il protagonista conquista una sua stabile identità quando diventa militante del Partito Comunista Italiano. Ai tempi di Berlinguer, quando Berlinguer era al vertice del PC, e ai tempi del compromesso storico. Nella sua adolescenza, questo io narrante che è l'autore, si trova sempre fuori posto. In famiglia è dileggiato dal padre, che gli rimprovera uno scarto tra la sua collocazione politica e i comportamenti quotidiani. Ogni tanto gli va a chiedere le chiavi, dice: ma come, il comunista viene a chiedere le chiavi della macchina a me? E dall'altra parte è messo un po' ai margini anche dal gruppo di extraparlamentari nel quale si è rifugiato, perché lo considerano tutto sommato un moderato perbenista. Insomma, non riesce a trovare un suo posto, ma la scoperta di Enrico Berlinguer per lui è l'accesso alla normalità, la legittimazione a essere finalmente lui, rifiutato da tanti, senza nascondimenti, quello che è. E poi, assistendo ai funerali di Berlinguer proprio alla televisione, si sente attraversato da una tempesta emotiva, piange, alza il pugno in segno di saluto e dice la sua, dice: ecco, finalmente anch'io posso essere come tutti. E come tutti è stato anche il titolo dell'Unità che ha ricordato la morte di Berlinguer, questo enorme titolo rosso che prendeva tutta la prima pagina dell'Unità. Ecco, per Francesco Piccolo Berlinguer è l'accesso alla normalità, la legittimazione a essere finalmente quello che è. Di lì poi arriva ad accettarsi e a farsi accettare, appunto, anche con i limiti che ammette di avere, perché una parte significativa del suo io lo induce a reclamare anche il diritto alla superficialità, nella prospettiva di sentirsi come tutti. E allora si abbandona senza troppi complessi, per esempio, a votare per la canzone che preferisce nel programma X Factor. Vede il Grande Fratello, perde dei soldi scommettendo sulle partite di calcio, fa il trenino a Capodanno con una tizia fotografata nella villa di Berlusconi e interviene alle manifestazioni politiche anche allo scopo, e soprattutto direi allo scopo, di incontrare gente che conosce e non vede da tempo. Ora, Piccolo è onesto con se stesso e i suoi lettori. Ha scritto, intendiamoci, è uno che ha scritto delle cose importanti, oltre che dei romanzi, è l'autore della sceneggiatura di film di Moretti molto importanti come Il Caimano e Caos Calmo. Qua è coraggioso, non c'è dubbio, parliamo di coraggio, a rendere pubbliche queste confessioni che possono anche essergli
ritorte contro. Ma ci vuole, secondo me, anche molto coraggio, un altro genere di coraggio, a fare alcune delle cose di cui dà conto. Fare questi trenini con gli amici di Berlusconi, scommettere sulle partite e così via. Io apprezzo solo il primo tipo di coraggio. Secondo piccolo, la sinistra ha sempre scartato questo tipo di normalità a causa della ricerca della purezza. E l'errore capitale di Berlinguer, sul quale poi lui ritorna ripensando questo rapporto forte che ha avuto con Berlinguer, da un certo punto in avanti è stata la ricerca della diversità come valore identitario della vera sinistra. Secondo Piccolo è stata una posizione reazionaria, la decisione di non partecipare al presente, fondata sull'austerità, su un ritratto tutto negativo dei tempi, sul rifiuto del craxismo, tradotto erroneamente nel rifiuto anche dell'innovazione rappresentata dalla politica di Craxi, secondo sempre quest'ottica. Arriva a dire Piccolo che il compromesso storico e l'alternativa democratica sono due processi politici opposti. Dice l'alternativa democratica era un'idea reazionaria, l'etica da sola non è un valore ed è il simbolo più sfrenato e dispendioso della purezza. Beh, qui abbiamo parlato di normalità, abbiamo parlato di una normalità responsabile attraverso Conrad, a mio avviso qua la normalità diventa accucciarsi ai piedi dell'esistente. Dove se n'è andato il coraggio? Preferisco De André, che sceglieva di andare in direzione ostinata e contraria. E credo che questo sia il compito dell'intellettuale, davvero. Berlinguer è stato l'incarnazione, a mio avviso, del coraggio in politica ed è stato per certi versi e in certi momenti, uno straniero anche nel suo partito e nel paese. Allora, io volevo toccare anche il tema dello straniero per offrire uno scivolo al tuo intervento, Moni, ma continuare sarebbe un abuso e ti lascerò subito ora la parola. Semmai, se ci sarà tempo, dirò qualche cosa su un'altra occasione, su Topolino e il selvaggio giovedì, con cui volevo introdurre il tema dello straniero che tu ora affronterai da par tuo. Sei un uomo importante, ma per me sei un uomo importante di teatro, ma per me sei anche un intellettuale. È una cosa che voglio dirti pubblicamente, perché quella dell'intellettuale è una via. È una figura in via di sparizione. Ci sono molti opinionisti, ma pochi pensatori. L'intellettuale non è lo specialista, ma è uno che ha un rapporto critico col mondo, che ha delle idee e cerca di cambiare il mondo. Io ho apprezzato, per esempio, la tua presa di distanza da Israele a proposito dei bombardamenti sulla Palestina. Lì hai avuto davvero coraggio. Come peraltro certi scrittori che sono ebrei, penso a Grossman, a Jerusha, a Amos Oz, che hanno espresso serie critiche verso il governo di Gerusalemme. Ecco, mi chiedo perché non si alzano voci così libere anche nel campo islamico. Mi do una risposta oppure mi rispondo con delle domande. C'è stato qualcosa, ma troppo poco. Cos'è? Paura di fare una brutta fine o l'idea stessa di Islam che non contempla la diffidenza? E allora, caro Moni, mi congedo da te con Umberto Eco. Pochissime parole di Umberto Eco, che ha introdotto dei personaggi che hanno avuto a che fare col coraggio. Lui fa questo gioco, incontra dei personaggi coraggiosi dell'antichità. Incontra, è una storia del diario minimo, incontra per esempio Muzio Scevola e gli chiede come va, se qualcuno mi desse una mano, è coraggioso, ma incontra Edipo, dice come va, la mamma è contenta, incontra Dedalo e gli chiede come va, uno schianto, Moni, come va? Passo la parola a te.
Cerco anch'io di prendere qualche spunto dalla questione della normalità e della sua relazione col coraggio. E anche dal tema, diciamo, che è stato un pochettino modificato in corso d'opera. Quindi quello del farsi straniero. Giulio Andreotti, che era un uomo che la sapeva lunga con tutti i suoi difetti e i misfatti, diceva che la questione della normalità è una questione di visione, non di sostanza. Con un celebre detto, visto da vicino nessuno è normale. Quindi è questione di quanto ti avvicini alla persona. Per vedere una normalità bisogna tenersi a distanza. Se ci si avvicina si colgono tratti di eccentricità e anche di deriva psicologica nelle persone apparentemente più tranquille e più mansuete. Ma noi siamo soliti contrapporre l'idea di normalità e quella di coraggio. Il coraggioso appare come l'eccezionale, quello che così si butta nella mischia, quello che sacrifica la sua vita per altri, sacrifica i suoi beni per i beni degli altri. E questo non è necessariamente così. In un bellissimo film documentario di uno scrittore e intellettuale ebreo-francese, Marek Alter, il documentario si chiamava I 36 giusti, lui è andato a intervistare quelli che in relazione alla Shoah, cioè all'Olocausto, vengono chiamati i giusti, perché si impegnarono a difendere, a salvare gli ebrei o altri che erano in pericolo. E forse uno dei momenti più commoventi di questo documentario è quando lui intervista, parla con una panettiera di Berlino. Questa panettiera tedesca di Berlino è la cosa più lontana dal coraggio che uno si possa immaginare. C'è una signora che campa la vita vendendo il pane nel centro di Berlino, una donna semplice, non ha neppure un aspetto, diciamo così, aperto, è una donna dall'aspetto piuttosto chiuso. La definiresti una berlinese tedesca di quei tempi, a prima vista, che semplicemente per opportunismo, per quello che hanno fatto milioni di tedeschi, ha visto nel nazismo l'ordine, la prosperità per sé, chi avrebbe liberato dai guai, dalla disoccupazione. Invece quella panettiera, spero sia ancora il documentario di diversi anni fa, era una signora tedesca, una signora berlinese, molto umile, che nel corso di tutta la guerra, nel centro di Berlino, ha tenuto nascosta una famiglia di ebrei nella cantina della sua panetteria. Ora, non so se vi rendete conto, non è come tenere nascosto qualcuno nella campagna italiana o olandese, cioè nel centro di Berlino, sotto la sua panetteria, rischiando per molti anni la vita. Ti aspetti una donna eccezionale, e lo è eccezionale, ma ti aspetti che abbia qualcosa di eccezionale anche, diciamo, nell'estetica del suo comportamento? Niente. Niente, una donna che parla in modo scarno, breve, senza particolari emozioni. E alla domanda che le fa Marek Alter, questo intellettuale intervistatore, le dice: ma non aveva paura? Lei risponde: crepavo dalla paura tutti i minuti di quel tempo, ma cosa dovevo fare?
potevo lasciarli morire? Nessuna eccezionalità. La normalità più normale, non una militante del Partito Comunista o del Partito Socialista o della Rosa Bianca, quel brandello glorioso di resistenza che la Germania seppe esprimere. Ci furono reti clandestine in Germania, eh? Noi diamo spesso giudizi sommari sulla Germania e non va bene. Ci furono reti di protezione, di resistenza, molto clandestine, molto difficili. No, una donna che non aveva nessuna predisposizione per il coraggio né per l'eroismo, ma che di fronte al suo simile, che era per lei, era stato dichiarato dal suo paese straniero, anzi peggio che straniero, nemico, straniero pernicioso, straniero insidioso, avvelenatore dello spirito tedesco, lei al di là di tutto questo, ed è questo che vuol dire farsi stranieri, non vede altro che l'essere umano come lei che le sta di fronte. Non ho più dimenticato da che ho visto quel documentario con la donna. Ci ho ripensato migliaia di volte. La motivazione più semplice, più normale, è quella normalità che noi non siamo capaci di esprimere, perché non siamo niente affatto normali, perché siamo depravati. Perché se non fossimo depravati, di fronte a un uomo disperato, reagiremmo come quella panettiera, sempre. Tutti. Per una ragione molto semplice. Noi esseri umani apparteniamo a una sola specie. Oggi, oramai, al di là di ogni possibile dubbio, la Terra, il nostro pianeta, è popolato da un solo essere umano che si chiama Homo sapiens sapiens africanus. Noi tutti veniamo dal centro dell'Africa, nessuno escluso. L'ha provato il professor Cavalli Sforza, nostro più grande genetista, forse il più grande del mondo, al di là di ogni possibile equivoco. E un suo allievo disse in una conferenza a cui io partecipavo, disse: i razzisti erano e sono dei poveri mentecatti, perché sono arrivati 40.000 anni in ritardo. 40.000 anni fa c'erano specie diverse, Neanderthal. Da 40.000 anni a questa parte c'è una sola specie umana, come ha detto memorabilmente Albert Einstein. Razza umana. Dunque, anzi vi dirò una chicca, una curiosità, che uno scienziato cinese, genetista di valore, ha provato a avanzare l'ipotesi che i cinesi no. Lui ha detto: tutti discendono dall'Homo sapiens sapiens africano, fuorché i cinesi, che discendono da un habilis erectus di altro tipo, e ha speso milioni di dollari per cercare di provare questa sua teoria, facendo uno screening, cioè un'analisi, di 12.500 cinesi. Ha preso il loro DNA di ogni regione della Cina e li ha confrontati con il teschio, il DNA estratto dal teschio di questo habilis erectus. Non ne ha beccato uno che discendesse da quello. Ha trovato solo sapiens sapiens africanus. E quando l'hanno intervistato gli ho detto: certo, per lei deve essere stato un bello smacco. Lui è un uomo di grande simpatia. Ha fatto un grande sorriso e ha detto: beh no, in fondo è stato bello scoprire che siamo un solo essere umano su questa terra. Dunque, noi dovremmo riconoscere l'altro in quanto tale, perché questa è la nostra verità prima e ultima. E non siamo capaci di farlo, perché non siamo così normali.
e men che meno coraggiosi, nel senso che questa normalità ci sollecita. Un altro degli esempi di coraggio normale l'ho trovato in una delle, forse la più bella lettera delle lettere della resistenza europea dei condannati a morte, un falegname austriaco, il quale condannato a morte spiega perché è condannato. Dice: io non ho fatto niente contro lo Stato, non sono un eroe, sono un uomo normalissimo, ma la solidarietà che provavo per i miei compagni di fabbrica era qualcosa che mi veniva dal profondo, non potevo fare a meno di esprimerla, era più forte di me. Quindi io sono un uomo semplice, anzi semplicissimo, che muore perché non è adatto per questi tempi. Ecco lo straniero nel tempo del nazionalista, quello che si fa straniero alla logica dominante. Farsi straniero significa non accettare il dato di fatto proposto dal potere, proposto dalla conformità a un ordine sociale. Vi voglio leggere qualche riga dello scritto di una psichiatra e psicoanalista bulgara, mia conterranea, naturalizzata francese, che si chiama Julia Kristeva e che ha scritto sull'argomento un testo, una pietra miliare. Si intitola il libro Stranieri a noi stessi, Étrangers à nous-mêmes. Questo è l'inizio del libro, del primo capitolo, che si intitola Toccata e fuga per lo straniero. Straniero, rabbia strangolata in fondo alla mia gola, angelo nero che perturba la trasparenza, traccia opaca insondabile, figura dell'odio e dell'altro, lo straniero non è né la vittima romantica della nostra pigrizia familiare, né l'intruso responsabile di tutti i mali della città. Non è la rivelazione in cammino e neppure l'avversario immediato da eliminare per pacificare il gruppo. Stranamente, lo straniero ci abita. È la faccia nascosta della nostra identità, lo spazio che distrugge la nostra abitazione, il tempo in cui si guastano l'intesa e la simpatia. Riconoscerlo in noi ci risparmia l'orrore di detestarlo in lui. Sintomo che rende precisamente il noi problematico, può darsi impossibile. Lo straniero comincia quando sorge la coscienza della mia differenza e termina allorquando tutti ci riconosciamo stranieri, ribelli ai legami e alle comunità. Il libro è un capolavoro, varrebbe la pena di leggere ben di più, ma non voglio esagerare. Però questa è la questione dello straniero e del coraggio insieme. Il coraggio parte dal riconoscimento del proprio statuto, dal riconoscimento profondo, quando noi ci mettiamo in cammino verso noi stessi. E se abbiamo il coraggio di riconoscerci fino in fondo, allora non possiamo rifiutarci di mobilitare la nostra coscienza quando ci è richiesta. Perché noi siamo la nostra coscienza, o non siamo. Lo dice anche la dottrina della Chiesa, Nostra Aetate. Il mio amico Don Andrea Gallo, di benedetta memoria, diceva sempre che il Concilio Vaticano II aveva stabilito che la coscienza personale è dottrina certa. Allora, per capire cos'è lo straniero
e avere il coraggio di affrontarlo, ciò che dobbiamo fare è capire chi e cosa siamo noi e avere il coraggio di affrontarci invece che di scappare. Perché quando tu ti nascondi dietro un passaporto, quando tu ti nascondi dietro a delle frontiere, dei confini, sfuggi a quell'elemento universale che fa di te prima di tutto un essere umano. Quella è la tua prima identità. Solo in quanto essere umano universale puoi accedere a identità specifiche. Ma se tu disconosci l'universalità dell'essere umano, che è quella dello straniero, perché solo facendoci stranieri noi riconosciamo che siamo universali, perché l'altro uomo non ci appare più vicino solo perché sta nei nostri confini. Del resto, cosa sono i confini? Volete fare un'espressione da brivido a buon mercato? Beh, andate fino a 20 miglia. Fate un passo, siete stranieri. Rifate il passo indietro, siete italiani. Io ogni tanto vado a Chiasso. Faccio così e divento svizzero. Straniero perché sono in Svizzera. Faccio così, ritorno e sono italiano. Dunque la questione del confine è una questione che non appartiene alla natura dell'uomo. Appartiene alla fragilità dell'uomo, alla sua anormalità di non avere il coraggio di riconoscere se stesso per quello che è. Cioè per quell'essere universale che deve accogliere l'altro perché l'altro è il senso stesso della sua esistenza. Allora è curioso quanta difficoltà noi abbiamo con lo straniero se teniamo conto che il nostro cammino di occidentali parte proprio da quella scelta di un uomo che, ascoltando la voce di quella coscienza che ti chiama la responsabilità, decise di farsi straniero. Quell'uomo è il padre dei tre monoteismi. Si chiama Abramo. Il primo gesto che fa per fondare ciò di cui noi siamo figli, in Occidente, atei compresi, lui fa questo gesto di coraggio. Ragioniamo brevemente. Abramo è figlio di un fabbricante di idoli, come dire il figlio di un grande magnate dei mezzi televisivi, perché l'idolo era di allora come la televisione di oggi. Cioè, quello, non sto pensando a quello a cui pensate voi, eh? Io pensavo a Rupert Murdoch. Cioè, Tus era in una condizione di potere. Suo padre era un uomo ricco, rispettato, onorato, perché forniva al potere il suo mediatore di potere, quello che sottometteva alla paura della divinità, l'idolo. La rappresentazione doveva essere molto bravo, perché se la gente compra gli idoli da te vuol dire che li fai bene, che sono credibili come divinità. Ebbene, questo figlio, che quando fa questo gesto sconsiderato, non è un ragazzo ribelle che ha gli ormoni che gli circolano a mille, è un vecchio di 77 anni, facciamo anziano, ne ho quasi 70, è bene che stia attento a come parlo. Dunque è un uomo molto anziano, non è un ribelle per pulsione ormonale, ma è uno che ci pensa e ascolta una voce che gli dice di fare il contrario di tutto ciò che noi, 4.000 anni dopo che questo ha fondato la nostra cultura, che noi ripetiamo nelle sinagoghe, nelle moschee, nelle chiese, il monoteismo, il Dio universale, e preghiamo, e ci convoca il Papa, ci convocano i rabbini,
a pregare tutti insieme perché siamo figli di un solo Dio? Solo che quel Dio, al quale peraltro io non credo, ma questo è un'altra cosa, dice a quell'uomo non di fare quello che facciamo noi, ma l'esatto contrario. Cioè gli dice, diventa anormale o, secondo il mio parere, normale. Cioè, perché l'idolatria è essere... Cioè, credere alla televisione è roba da dementi, non da persone normali. Una persona normale non crede a quelle imbecillità lì. Allora, Abramo non crede agli idoli. E sente quella voce, che probabilmente per i religiosi è la voce di Dio, per me è la voce della sua coscienza, che gli dice, Lech Lecha in ebraico è bellissimo, è quasi intraducibile, ma insomma, vai a te stesso, cioè cercati, quello che vi dicevo, cerca le radici della tua coscienza. E poi gli dice una cosa sconvolgente, vattene dalla tua terra. È una roba, cioè vattene dalla tua terra se c'hai fame e devi emigrare nelle Americhe per far fortuna, ma lui è ricco, sta benissimo, è figlio di un ricco, Ur dei Caldei, Ur Kasdim, la terra di Abramo, è come la New York di oggi, cioè il centro del mondo, parliamo della mezzaluna fertile, cioè stiamo parlando di un posto avanzatissimo. E non gli dice... Cioè, vattene dall'Italia, adesso vai fuori a cercare lavoro perché qui c'è la disoccupazione. No! Gli dice la voce, regredisci! Vai nel deserto. Vai nel deserto. E poi, non solo, proprio è così, mi arzecha dalla tua terra, mi beitavicha dalla casa di tuo padre, mi moleidetecha dal tuo parentado. Cioè proprio tutto il contrario di quello che noi pensiamo sensato. Vattene da tutto quello, perché noi invece vogliamo stare, in Italia particolarmente, nella casa del padre, vogliamo ereditarla, vogliamo i nostri confini, padroni a casa nostra. E il nostro cammino della cultura occidentale spirituale comincia al contrario. E noi dopo 4.000 anni non ce ne siamo ancora accorti. Che il senso è quello, perché è l'unico senso possibile. E allora Abramo ha il coraggio di farlo. Piglia armi e bagagli, non solo, prima di farlo distrugge tutti gli idoli di suo padre. E fa finta che non sia colpa sua. Perché ha lasciato un grande idolone, integro, e tutti gli altri li ha frantumati. E il padre, quando vede lo scempio, lo insulta, anarchico, sovversivo, cane, ti diseredo, e Abramo fa come un arlecchino della spiritualità, dice, padre, te la pigli sempre con me, non ho fatto niente, sono i tuoi idoli che si sono fatti guerra. I piccoli volevano distruggere il grosso era più forte. E il padre di Abramo, che è idolatra ma non è scemo, gli dice, ma come fa un pezzo di pietra a combinare sto disastro? E Abramo dice al padre, padre, perché le tue orecchie non sentono quello che dice la tua bocca? E perché ti inginocchi davanti a questo pezzo di pietra? Cioè Abramo inizia il suo cammino dopo aver fatto vedere al padre e a tutti i suoi, voi siete scemi nella testa. State qui a inginocchiarvi davanti ai pezzi di pietra quando noi abbiamo il pensiero e la coscienza che possono trasformare il mondo. E parte e va. E va indietro per andare avanti, va nel deserto, fra i beduini, dove non ci sono confini perché il vento li cancella. È il coraggio di riconoscere la normalità vera, quella intima, profonda. E tutto il cammino di Abramo seguirà questa strada fino a, diciamo, la sua prova, la prova che i suoi discendenti saranno, sarà quello della schiavitù, di essere stranieri nel modo peggiore, più duro, ma ci vuole anche quello per interiorizzare la condizione di straniero. E a distanza di 4.000 anni, con tutto rispetto per il buon Dio al quale non credo, non è bastato. Perché dopo che ti si chiede di diventare straniero, di prendere questo coraggio, ti si chiede anche
di imparare a vivere in modo diverso a casa tua. Il buon Dio dice: hai diritto a stare in una terra un po', tutti hanno diritto, però attento che la famosa terra promessa non è che è promessa perché è la tua. La terra è promessa ed è santa se non è la tua terra, ma è una terra dove sai che sei ospite. Ed è detto molto bene nel Levitico, l'annuncio del Giubileo. La voce di Dio dice agli ebrei: vivrete in questa terra da stranieri soggiornanti. Ger toshav vuol dire straniero, residente e anche convertito, la parola ger, e toshav vuol dire soggiornante. Insieme allo straniero, il quale godrà dei tuoi stessi statuti. Ricordati che fossi straniero in terra d'Egitto. Ti ho mandato lì per imparare qual è la normalità salvifica. E quella che sembra follia e invece è la sapienza. E poi il buon Dio, siccome conosce i suoi polli, finisce l'annuncio del Giubileo, che inizia sempre con la parola: la terra è mia. La terra è mia. Cioè, Dio dice sempre: la terra è mia. E allora dice alla fine di questo annuncio: davanti a me voi ebrei, proprio voi, siete tutti stranieri soggiornanti. Un brillante traduttore delle scritture, un protestante, traduce: davanti a me siete tutti meticci avventizi. Allora il coraggio di farsi stranieri, il coraggio di interiorizzare la condizione di straniero, di capire che lo straniero è in noi, non è fuori di noi, è anche in noi. E nel momento in cui lo riconosciamo, quello sarà il momento in cui inizieremo il cammino verso la pace. Noi vivremo in pace su questo pianeta quando vivremo da stranieri fra gli stranieri. Quando avremo il coraggio di superare la paura di essere stranieri. È bizzarro, sapete. Noi riceviamo oggi migranti dopo essere stati emigranti. Quante volte sento dire: ma noi andavamo lì per lavorare. 30 milioni di italiani emigrarono dall'Italia in un secolo. Dal 1870 al 1970, 30 milioni di italiani sono emigrati, metà dell'attuale paese. 4 milioni e mezzo furono clandestini. Che strano, l'abbiamo già dimenticato. Venivamo chiamati WOPS, che vuol dire without papers, in francese sans papier. Oppure ci chiamavano DIGOS, che è il corrispondente dell'orribile parola nigger, cioè negro. Perché gli italiani erano considerati dai razzisti degli Stati Uniti di razza negroide. Con qualche buon titolo, perché i primi colonizzatori dello Stivale pare che furono degli etiopi, tribù di etiopi in antichità. Ebbene, vi racconto un aneddoto che racconta nel suo bellissimo libro Negri, Ebrei, Froci e Company il grande giornalista Gian Antonio Stella. Nel 1928-29, giù di lì, fu processato un afroamericano per avere stuprato una donna bianca. Il poveraccio non aveva stuprato nessuno. Aveva fatto l'amore con una donna bianca, ma in quegli stati questo significava averla stuprata. Doveva difendersi, rischiava la forca o la camera a gas. In extremis, il poveretto che stava per essere condannato disse al giudice: non potete darmi la pena capitale, perché quella donna sembra bianca ma non lo è. Il giudice si infuriò: mi prende per scemo, non ho gli occhi per vedere, lei vuole anche l'oltraggio alla corte. E il poveretto disse: non mi permetterei mai, vostro onore, insisto, quella donna sembra bianca ma non lo è perché è italiana. Fu assolto
E secondo i razzisti degli Stati Uniti, la linea che demarcava la razza negroide dai biancoidi passava per Piazza Castello a Torino, anche un po' sopra, ragione per la quale Bossi, Borghezio, Maroni e Calderoli tutti negri. Ora voi capite la relazione con lo straniero, il non capirsi, anche noi non eravamo capiti. I dialetti che parlavano i nostri vecchi non erano capiti, neanche dai buoni americani che facevano magari gli interpreti e avevano studiato l'italiano. All'inizio non eravamo capiti. L'emigrazione non cominciò dal sud, ma cominciò dal Piemonte la prima emigrazione. Posso mostrarvi delle foto molto divertenti di un saloon negli Stati Uniti d'America dove sembrano tutti cowboy, come nei film di Tom Mix, quando portavano lo Stetson, quello alto, no? Ci sono le corna sopra la specchiera del bar. Un saloon da dove si capisce che non sono dei vaqueros del Texas, si capisce dal fatto che sopra la specchiera c'è una foto di signore con grandi baffoni, Vittorio Emanuele II. Si cominciò dalle valli del Piemonte, che potevano sfamare 300 persone. La 301esima se ne doveva già andare. E via dicendo. Allora, ecco come noi avevamo, abbiamo lo straniero in noi stessi, e anche oggi, in tempi di prosperità, i nostri giovani ridiventano stranieri. Perché lo straniero è in agguato, non è fuori, è lì, alligna. Ed è una condizione aurea, perché quando diventi straniero, lo straniero lo guardi con attenzione, è curioso. Fra di noi ci guardiamo distrattamente, a meno dei ragazzi che si innamorano. Lo straniero lo guardi con attenzione, vuoi coglierne i profili, magari per volergli del male o per diffidare, ma vuoi coglierne i profili. La condizione di straniero rivela i nostri profili. Allora avere il coraggio di incamminarci per la via dello straniero, ed è quello che non solo il monoteismo di Abramo e quello ebraico dice, amerai lo straniero, il comandamento più ripetuto nell'Antico Testamento, ma è quello che dice Gesù, glielo mette in bocca a San Paolo in modo inequivocabile: ciò che fai allo straniero lo fai a me. Cioè Gesù dice, se tu perseguiti lo straniero, perseguiti me. E Gesù è lo straniero per antonomasia nei confronti della normalità depravata dell'impero romano. Cosa vuole questo qui? Cosa vuole? Noi romani siamo imperialisti, ma siamo gente di buon senso. Siamo cattivi, ma siamo di buon senso. Abbiamo anche imperatori africani, ispanici. No, questo qui vuole altro. Vuole uscire dalla condizione del conformismo del potere, perché farsi stranieri in modo profondo significa essere in una continua rimessa in discussione di se stessi. È quello che ci fa paura, perché stare tranquilli sembra volerci garantire, da un certo punto di vista lo fa. La condizione della tranquillità senza fastidi è come essere morti. Vivi da morto, non hai guai, non hai problemi, i tuoi figli sono bravi, ubbidienti e ossequenti, ma la domanda è quando vivi. Perché la vita si produce proprio nelle problematicità. È lì che un uomo mostra se stesso, una donna mostra se stesso. Quando la vita la sollecita alle sfide di conoscenza, alle sfide di relazione, alle sfide di essere in questo mondo non solo per se stessi, ma per questo mondo e per gli altri. Allora, il coraggio di farsi stranieri è il coraggio di assumere
la normalità come valore assoluto e non come valore corrotto. È normale che io accolga lo straniero, perché sono come lui e lui è come me. Cosa c'è di più normale di questo? Cosa c'è? Noi siamo veramente bizzarri. Sapete, certe cose si capiscono nei dettagli. Io ho fatto un corso di musica, teatro, danza a Roma con ragazzi extracomunitari, romani, questo è, di famiglie romane, diciamo romane perlomeno, abitanti a Roma, e di famiglie miste. I due più, non so come dirvi, i miei due allievi più coatti, quelli proprio più romanacci de Roma, sapete, quelli che sembrano usciti da un film, ma no di Verdone, de più, come si chiama quel personaggio, Arpiotta, sempre usciti, sono una mezza cinese che si chiama Sara e Yuri che ha il papà turco e la mamma rumena. Però essendo nato a Roma, Sara una volta venne sua mamma, Sara una ragazza stupenda, quelle euroasiatiche bellissime, viene sua mamma, facciamo un incontro con i genitori, noi insegnanti, e la mamma parla come la cinese, quella dei fumetti, delle caricature che vediamo in televisione, e mi dice: Sala molto contenta, Sala piace teatro. La cinese, mentre lei parla, Sara mi si affianca, fa capolino con la sua capoccetta, mi guarda in tralice e mi dice: amò, ma te ci capisci qualche cazzo, ma mi madre come cazzo parla. Questi siamo noi. Sara, che è una meticcia, è già straniera a sua madre, naturalmente in modo ironico, perché Sara, che è una ragazza intelligente, studia il cinese, sa che è una dotazione. Yuri, una roba, non lo si può ascoltare, si fatica a capirlo dalla gergalità romana. Papà turco, mamma rumena. Prendete un bambino da una tribù di Maori, portatelo entro i 10 anni a Genova, tempo un anno e mezzo, ci saranno 10 belin ogni parola. Perché è così che siamo noi esseri umani. Ecco la prova provata che la condizione di straniero è la condizione naturale, ma per raggiungerla ci vuole coraggio. Il coraggio di Abramo, che ha detto: vado a trovare la mia verità vera, non sto in questo marasma di deficienti che si inginocchiano davanti ai pezzi di pietra. Io vado a capire chi sono. E noi lo diciamo, il grande patriarca delle fedi monoteiste. E lo dicono anche quei sacerdoti fanatici che soffiano sul veleno del nazionalismo. Rabbini, imam, che ne so io, anche in Serbia, in Croazia. Parlano di Abramo il patriarca e poi invece di dire: ma cosa ci ha insegnato Abramo a farci stranieri? Cosa ci ha insegnato Gesù? Che lui è come lo straniero. E invece di prendere questi insegnamenti, la nostra follia ci fa fare tutt'altro, perché abbiamo paura. Sentimento molto umano, intendetemi. Però, per questo, come diceva il Gallo, noi siamo dotati di memoria, scusate, noi siamo dotati di intelligenza. L'intelligenza e il pensiero ci servono a superare la paura. Il coraggio nasce dal coraggio di pensare, nasce dal coraggio di porre la domanda, quel porre domande che noi bambini facciamo naturalmente prima che ci reprimano e ci inseriscano in uno spazio d'ordine autoritario. L'avete tenuto in braccio il fantolino in quell'età micidiale in cui comincia a dire: cos'è? E tu dici: non so, è un frullatore. Perché? E tu sei già destabilizzato. E perché
frulla le cose. Perché? Perché se frulla le cose diventano liquide. Perché? Quel perché il bambino, che è nella condizione naturale del riconoscersi come bambino e basta, il veleno della discriminazione lo impara dagli adulti. Lui non ce l'ha. Per lui il bambino è bambino, giallo, nero, ebreo, cristiano, musulmano. Ti chiede perché, ti sta dicendo: io voglio capire con i miei strumenti conoscitivi, un po' rozzi magari, ma miei, e tu fottuto adulto non mi tapperai la bocca rispondendomi con convenzioni frutto di un processo tuo del quale io non sono stato parte. Ti sollecita a metterti in cammino, ti sollecita a pensare, a non dare per scontato che il frullatore è frullatore e basta, ma forse c'è un modo di capire altro. Allora noi dobbiamo tornare ad avere il coraggio di pensare, di porre domande a noi stessi, ed è così che possiamo scoprire la nostra vera natura. Le domande che si fece Abramo, perché le sue domande cos'erano? Ma possibile che questi si inginocchiano davanti a un pezzo di pietra? L'ho fatto con le mie mani? E poi di nuovo, e la luna? Perché la luna sale e tramonta? Il sole sale, tramonta, il vento soffia e se ne va. E tutta quella cosa che ha detto, no, c'è qualcosa oltre questo. Oltre. Allora, oltre i confini, ci sono degli altri confini. Oltre una terra, c'è un'altra terra. Oltre i nostri concittadini, ci sono altri cittadini e concittadini. E sapete, alla fin della fiera, noi parliamo lingue diverse, ma come ha spiegato il grandissimo Noam Chomsky, la lingua originaria è una. Questa è la nostra grandezza, la bellezza molteplice dell'universale umano. Un solo uomo, lo stesso, ha creato lingue diverse, culture diverse, musiche diverse. Però occhio, proprio la lingua ci fa capire l'emozione, quella musicale. Come mai una canzone napoletana che è nata in un vicolo, in un crocicchio di vie grande così, commuove ai quattro angoli del pianeta? Ma perché l'animus dell'uomo è lo stesso. E il blues è formidabile, è la lingua espressiva di un gruppo di schiavi portati a forza via dalle loro terre. E quel tipo di linguaggio musicale lo usano anche i ragazzi fascisti e razzisti. Allora, ecco cosa significa il coraggio di farsi straniero. Significa il coraggio di riconoscersi e di sapere che noi dobbiamo ritrovare quell'integrità che i nazionalismi, che le paure, che gli interessi di potere hanno separato fra di noi. Vorrei dirti che l'Islam, come pensiero originario, non parliamo dell'islamismo politico, contiene in sé l'assoluta consapevolezza dell'universalità dell'uomo. Di più, c'è il versetto 99 della decima sura che recita così: se Allah avesse voluto fare di tutti gli uomini dei credenti, lo avrebbe fatto lui. Sottointeso, non lo ha fatto. Prosegue il versetto dicendo: e tu chi diavolo sei per costringere un uomo con la forza a credere contro la sua volontà? Ma l'Islam, il cristianesimo, l'ebraismo, ci sono scritte delle cose e l'uomo le piega ai suoi interessi, ai suoi poteri. Per chiudere, in modo diciamo leggero, l'ho fatto ieri, ve lo ripropongo. Voglio proporre il tema del rapporto fra l'uomo e la terra con una piccola storiella. Due ebrei litigano al cimitero perché ciascuno di loro indica un lotto di terra come quello per la sua tomba. E uno dice all'altro: Yankele, sei un porco! Tutti sanno che questa tomba è per me,
questa terra è mia, per mia tomba. E l'altro, Moishele, sei un ladro fottuto, non è vero, sei un bugiardo, questa terra è mia, per la mia tomba. E litigano come pazzi. Il rabbino che sta pregando qualche tomba più in là si avvicina e dice: ma siete matti voi due, ma cosa avete da urlare? Non è il mercato, siamo al cimitero qui, ci vuole rispetto. E i due dicono: lui vuole la mia terra della mia tomba, lui vuole. Il rabbino dice: perché litigate? Stupidi, non c'è bisogno di litigare, basta chiedere alla terra e lei ci darà la risposta. E i due ebrei guardano il rabbino molto perplessi. E tu parli con la terra, il rabbino: io non faccio altro. E la terra ti parla, chiacchiera. Allora va bene, chiedi alla terra. Il rabbino si inginocchia, bisbiglia in direzione della terra, poi mette l'orecchio e ridacchia, poi di nuovo bisbiglia, rimette, annuisce, poi si rialza. Ci siamo. Allora rabbino, cosa ti ha detto la terra? Mi ha dato la risposta definitiva, ha detto che lei è del primo di voi due che ci vuole andare. Questa è la questione della terra. E la questione dei confini, a me piace così. C'è un vecchio ebreo comunista super decorato, pieno di medaglie, ha combattuto dappertutto, ordine di Lenin, c'ha tutto. Che però arrivano gli anni 60-70, disgelo, e lui se ne vuole andare dall'Unione Sovietica. Va all'ufficio dell'immigrazione lì, permessi col contagocce, e dice al burocrate, al funzionario, dice: me ne voglio andare da qui, è uno schifo, mi avete promesso socialismo, questo schifo è il socialismo, me ne vado, vado nella terra dei miei padri, voglio andare lì, sono vecchio, morirò nella terra dei miei padri. E fanno molta resistenza, ma questo è un tale rompiscatole, poi tutto gallonato, no? Ma anche le Rabinovich, lo sai, il partito non vuole, non me ne frega di questo partito, di burocrati, questi schifosi, tu mi timbri il permesso. Alla fine, per i meriti, gli danno, e lui emigra, arriva in Israele. Dopo una settimana si presenta all'ufficio immigrazione israeliano. Questi allibiti lo guardano, sempre con le sue medaglie, perché, e dice: questa sarebbe la terra promessa? Questo schifo, caricatura di America, questo capitalismo fottuto, così fate la terra promessa, andate a farvi fottere, bastardi, io voglio tornare alla patria del socialismo. Timbro e lo rispediscono. Una settimana dopo che l'Unione Sovietica, stessa storia, 10 volte, avanti, indietro, avanti. Finché, malgrado al tempo non ci fossero relazioni diplomatiche tra lo Stato di Israele e l'Unione Sovietica, ugualmente, solo per esaminare il caso di Yankel Rabinovich, eroe sovietico e ebreo appassionato della promessa, si riunisce la commissione congiunta, tutti i papaveri gallonati, e lui lì davanti, con l'arietta così. A un certo punto parla uno a nome della commissione congiunta e dice: Yankel Rabinovich, ci siamo riuniti in una commissione congiunta solo per te, hai capito? Solo per te. Adesso tu ci dici, e una volta per tutte, tu dov'è che vuoi stare? Nella patria del socialismo del tuo cuore o nella terra promessa dei tuoi avi? Adesso ci dici dove? E anche il Rabinovich con una vocina quella fa: a me non mi piace nessuno dei due posti, mi piace tanto viaggiare. Ora, se voi credete che questa sia solo una storiella, vi racconto la storia vera del mio amico Andrei Kaminsky. Andrei Kaminsky è uno scrittore pieno di grazia che è mancato. Andrei Kaminsky era cugino di due grandi personaggi, Danny Kaye,
l'attore statunitense, che si chiamava in realtà Kaminsky. Kay viene da Kaminsky. E anche del grande... No, scusate, era cugino di Danny Kay, no, l'altro era una cosa... Allora, lui mi ha raccontato questa storia. Quando sono cominciati i tempi duri per gli ebrei in Polonia, lui ebreo polacco, lui e la famiglia sono scappati in Svizzera. Ce l'hanno fatta. Il padre militante comunista d'acciaio dirigeva la famiglia, mi diceva André, come il partito. E André Kaminsky parlava un italiano incantevole e dice, sai come l'abbiamo imparato? Perché venne un esule del Partito Comunista, professore di letteratura italiana, e mio padre, come se fosse stato Stalin, decise, tutta la famiglia impara l'italiano, cogliamo l'opportunità. 11 ore di italiano al giorno. Tutta la famiglia Kaminsky ha imparato l'italiano. Ebbene, e dura la guerra, poi finisce, cosa fa? Il padre comunista torna in Polonia a edificare il socialismo. Dopo un anno che è in Polonia, il figlio è rimasto in Svizzera, Andrei, il mio amico, dove nel frattempo è diventato professore di biologia. Il padre viene a trovarlo un anno e mezzo dopo, e gli dice, nel tuo paese si sta edificando il socialismo e tu sei qui in questo paese che più di mucche, cioccolate e orologi non ha. Marcia a costruire il socialismo. Allora mi disse André, sono andato a costruire il socialismo in Polonia. Ho visto i privilegi dei burocrati, sono diventato uno degli uomini della radio, ho visto le censure, le ingiustizie, non ho visto il socialismo. Allora, promoveator, mi hanno mandato, allora vai a costruire il socialismo in un paese nuovo, nato di socialismo africano, l'Algeria. Grande rivoluzione. Sono andato lì e ho cominciato con ogni buona intenzione a costruire il socialismo. Sono passati i mesi, gli anni, non ho visto il socialismo, ma ho visto molta corruzione, ho visto censure. Allora ho pensato, nella terra dei miei padri, sono ebreo, ci sono i kibbutz, magari vado lì a cercare di edificare un po' di socialismo. Sono andato nella terra dei miei padri e ho cercato il socialismo. Ho trovato di tutto fuorché il socialismo. Sono tornato in Svizzera. Grazie. Grazie mille. Bene, credo che tutti noi, se avete delle curiosità, è un po' tardi, il tempo è umido, però noi siamo qui. Se avete curiosità o se tu vuoi fare qualche chiosa, insomma, tanto siamo qua. Ti posso fare una domanda brevissima, che è questa. Ma non trovi che anche la questione dei giovani possa essere inserita in questo orizzonte che hai delineato? Cioè, i giovani sono degli stranieri da noi, nel senso che questa flessibilità, che poi è una precarizzazione, come dire, legalizzata, li rende un po' stranieri nella società in cui, ecco. E l'altra cosa è questa: noi parliamo e ci preoccupiamo giustamente dell'arrivo di tutti questi stranieri, cioè di questi immigrati, eccetera, ma non consideriamo mai una cosa terribile, che nel mondo ci sono 1.400.000.000 di persone che vivono con un dollaro al giorno e ce ne sono 1.600.000.000 che vivono con 2 dollari al giorno. Ma di che cosa ci stupiamo? Ecco. Vorrei darvi, questo paese non ama i suoi giovani.
cioè proprio un paese che non ama i suoi cittadini italiani giovani. Cioè quindi tutta la retorica, siamo italiani, quella della partita di calcio, cade di fronte ai cittadini in carne e ossa. Non li ama e non ama neanche i suoi cittadini vecchi. Perché cerca di rendere le loro vite più anguste possibili. Invece di prendere i soldi dove ci sono, mafia, corruzione, sprechi, evasione fiscale, vogliono tagliare le pensioni di gente, magari qualcuno avrà avuto anche una pensione di favore, ma c'è gente che si è spaccata la schiena tutta una vita per avere una pensione. Ora, tutta la retorica, siamo italiani, siamo un grande paese, è tutta fuffa. Tutta fuffa. Così come questo paese non amava i suoi cittadini quando li obbligò ad andarsene. E mentre noi facciamo questo, gli stranieri producono 10% del nostro PIL nazionale. Io vi invito alla lettura di un librino minuscolo, vi prego, se lo trovate, fate questo sforzo. È intitolato Accogliamoli tutti. Non è il librino di un sacerdote dal cuore largo come il nostro Don Andrea. È il libro di un sociologo del PD, quindi non parliamo di un rivoluzionario, del mio amico, nessuno si offende se ho detto che il PD non è un partito rivoluzionario. No, se, ditemelo perché io non me ne sono accorto, non so, magari sono arretrato io. Il mio amico Luigi Manconi, presidente della Commissione Diritti del Senato, un galantuomo, un sociologo di primo ordine, lui dimostra che ne va del nostro futuro se li respingiamo. Perché noi, signori che hanno i capelli bianchi, mi capiscono, gli over 65 in questo paese, quelli che hanno più di 65 anni, siamo 12 milioni e 290 mila. Me compreso. Intanto io vorrei scrivere una letterina al Presidente del Consiglio Renzi. Occhio con tutta sta roba, rottamiamo, perché noi siamo 12 milioni e 290 mila. Se ci mettiamo insieme ti facciamo un mazzo che non te lo ricostruisce neanche il chirurgo plastico. Stai anche attento come parli. Siamo cittadini, eh? Abbiamo le tempie grigie. Molti di noi se ne sono conquistate. Allora, se noi non avremo questi migranti, e guardate, ne dobbiamo prendere molti, e non lo dicono i progressisti. Se voi chiedete a un uomo di destra, un conservatore vero, ma intelligente, come Sergio Romano, lui vi dirà addirittura che l'Italia ha bisogno di 2 milioni di nuovi emigranti all'anno. Quindi non uno che è il buonista, l'esatto contrario. Allora, in quel libro si impara dati alla mano. Ora, e abbiamo bisogno di più, perché invece di tenerci le nostre teste più belle, i nostri scienziati, avete visto al CERN, il bosone di Higgs, la particella di Dio, sono stati due italiani che hanno diretto la squadra. E come mai non lavorano da noi? È perché bisogna mandare avanti i raccomandati? Noi sacrifichiamo i nostri giovani migliori? Questo sarebbe l'Italia, l'orgoglio? Per 4 raccomandati incapaci. Occhio, state attenti. Se fate una piccola indagine di chi finisce nei posti di responsabilità, vedete tutto il familismo italiano, come all'epoca del Basso Impero. Allora, ecco quindi come diventiamo stranieri, perché dopo che si fa la retorica via gli stranieri, poi rendi straniero il cittadino che abita qui. Ma il caso più clamoroso di avere abbandonato un cittadino italiano che aveva servito la sua patria come pochi, guardate, non voglio far retorica, vogliamo parlare del generale della Chiesa? Quando lo Stato italiano lo abbandonò solo per lasciarlo ammazzare, e possiamo dirlo di Falcone, di Borsellino e di quanti altri. Allora ecco che tutta la retorica, i confini, noi dobbiamo fondarci sulla qualità dell'uomo. E dopodiché, scusatemi, ma detto fra di noi, ma se noi abbiamo un buon medico che cura le nostre malattie,
stiamo a guardare da che parte viene. Noi vogliamo sapere se è un buon medico, se ha coscienza. Quanti infermieri abbiamo stranieri negli ospedali? Con che dedizione e fatica fare l'infermiere, eh? Allora di cosa stiamo parlando? Da un lato mandiamo via i nostri e li facciamo stranieri, dall'altro calunniamo gli stranieri. Tutto questo discorso serve solo a scatenare paura e a tenere il potere. E quindi io credo che questa retorica dello straniero, del nazionale, i nostri e gli altri, secondo me debba finire una volta per tutte. Affidiamoci al confronto fra i talenti, fra quelli che sanno fare. Sapete, gli Stati Uniti hanno raschiato il fondo del barile quando presero tutto questo pezzentume del mondo. È un caso che siano il paese che detiene la supremazia? E si sono beccati il meglio di ogni parte. Certo, a vederli così, quando arrivavano, guardate, io sapete mi occupo di ebraismo, quando arrivavano quei pezzenti di ebrei coi boccoli, le barbe, poi sovversivi, anarchici, veniva di tutto perché venivano dall'est, avevano fatto la rivoluzione del 1905, scappavano dalle persecuzioni, c'era in mezzo di tutto, artigiani, piccoli commercianti, ma anche ladri, prostitute, le nonni, c'era di tutto anche fra gli ebrei, delinquenti, c'era di tutto. Però l'America si è beccata il 42% dei premi Nobel del mondo, perché i figli di quei pezzenti studiano con più voglia, non hanno la grassa al collo, perché purtroppo questa è un'altra cosa che rende, diciamo, crea una condizione, è quello di dare per scontato il proprio status. Ecco perché essere straniero è importante, perché rimetti in discussione il tuo status. Guardate il nostro prospero Veneto, i genitori, quelli che sono passati dalla campagna, dal lavoro duro, hanno fatto le fabbrichette, casa e fabbrichetta, hanno fatto fortune pazzesche, hanno cresciuto i figli a SUV e a vacanze alle Seychelles. Guardate adesso. Tu devi sapere che se sottrai alla vita le persone, e la vita significa confrontarti con la vita, non averla scodellata su un piatto. Ecco perché la condizione di straniero è importante, perché ti fa capire che ciò che hai te lo devi conquistare col tuo cammino, che devi andare verso a capire, a individuarti, a metterti a fuoco. E questo è favorito dal farsi stranieri, che guardate vuol dire anche in casa propria farsi stranieri. Significa accettare le posizioni scomode, significa accettare anche la marginalità, se questo serve ad affermare delle verità anche scomode, ma che hanno un senso di giustizia, che hanno un senso di profondità. Allora io credo che proprio la condizione dei nostri giovani riveli quanto da un lato c'è la retorica dello straniero che porta via il lavoro e dall'altro il tuo ragazzo lo fai diventare straniero ma male, solo che per sua fortuna quando lui diventa straniero trova il bene. Grazie.